Buonasera al TG1, in apertura c'è ancora il caso della nave Diciotti ferma al porto di Catania con 150 migranti a bordo, perché adesso è alta tensione tra governo e Europa. Dopo il nulla di fatto nella riunione convocata a Bruxelles, il Premier Conte avverte che l'Unione è ipocrita e l'Italia trarrà le conseguenze. Il ministro Di Maio rilancia, ci voltano le spalle, pronti a tagliare i contributi all'Unione. Ma il titolare degli esteri Moavero mette in guardia: pagare è un dovere legale e le opposizioni vanno all'attacco. Cominciamo allora con Francesco Maesano e poi Mario Di Pizzo. L'Europa ha perso una buona occasione di solidarietà e responsabilità. La reazione di Palazzo Chigi al nulla di fatto della riunione di Bruxelles si traduce in una nota del Premier Conte che parla di ipocrisia e distanza tra parole e fatti. L'Italia, prosegue il Presidente del Consiglio, ne trarrà le conseguenze. Con l'Europa la tensione cresce. Di Maio precisa che la linea del governo non porterà a un'uscita del nostro Paese dall'Unione, ma è tesa a fissare un punto. L'Italia non intende più farsi mettere i piedi in testa sull'immigrazione. Non vogliamo essere presi in giro, perché se prima ci dicono che gli altri paesi sono disposti a redistribuire i migranti che arrivano un mese e mezzo fa e poi non lo fanno, beh, che segnale diamo abbassando la testa e dicendo va bene, non fa niente, ci avete fatto una promessa, non l'avete mantenuta, lo sai che c'è, ci teniamo quelli di un mese e mezzo fa e ci teniamo anche quelli che sono arrivati adesso. Noi, avverte Di Maio, siamo pronti a tagliare i fondi che diamo all'Unione Europea. Vogliono 20 miliardi dei cittadini italiani, dimostrino di meritarseli e si prendano carico di un problema che non possiamo più affrontare da soli. Sul perimetro delle conseguenze il ministro degli esteri Moavero Milanesi aveva rassicurato. Pagare i contributi all'Unione Europea è un dovere legale dei membri. Ci confronteremo su questa ed altre questioni.